Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è conclusa la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Pisa Cremonese. Bene, che dire, un primo tempo dove la squadra è scesa in campo, insomma, con le idee giuste, la mentalità giusta per quanto riguarda il settore difensivo. Per quanto riguarda il settore offensivo, insomma, io direi che è da rivedere. Un secondo tempo dove praticamente si è vista la fotocopia del primo. Bene, andiamo a analizzare i giocatori e quello che è stato, diciamo così, la partita nel suo complesso. Quindi Nicolas 6 è impreciso nei rilanci, spesso e volentieri impreciso. Comunque, nel finale, sulle sollecitazioni di Oikeke e Zanimacchia, insomma, ci mette del suo. Esteves 6, un bel 6 pieno, fa la sua parte sia a destra che a sinistra, che poi viene invertito, comincia con qualche errore di troppo in impostazione, ma piano piano prende le misure e il ragazzo va in salita. Canestrelli 7, bravo Canestrelli, oggi mi è piaciuto alla grande, praticamente è stato perfetto in fase difensiva, io direi. Non sbaglia nessun intervento e la Cremonese sbatte proprio su di lui. Quindi bravo, bravo, veramente bravo. Anche se ammonito, non si impressiona e tira avanti con la sua partita. Bravo. Calabresi senza voto perché esce per un problema muscolare, uno stiramento, credo. Comunque poi si vedrà. Entra Hermansson. Bravo, 6,5. Bravo Hermansson, una bella partita da parte di Hermansson, quindi entra freddo, insomma, sulla, diciamo così, su Calabresi, e bene, fa una bellissima partita insieme a Canestrelli. Io penso che sia stato il punto forte, questi due hanno veramente non hanno dato modo alla Cremonese di affondare nessun colpo. Beruatto 5,5, scarso, poco brillante, non giocatore che, non lo so io quest'anno cosa abbia sto ragazzo, non lo so. Comunque poco e niente oggi. Da 46esimo, quindi nel secondo tempo, entra Barbieri, io direi un bel 6 a Barbieri, entra con il piglio giusto, mette la firma su delle buonissime occasioni. All'84esimo lascia partire un bel destro dalla distanza, costringendo Jungdahl al salvataggio. Bravo. Io direi bravo, bravo Barbieri. Piccinini 6,5. Piccinini 6,5 insieme a Marin, un altro 6,5. Bene, perché i due si intendono alla meraviglia. Quindi bravi ragazzi che hanno a centrocampo detto la sua, sia Piccinini che Marin. Bene, Marin fa vabbè, c'è stato un errore, per l'amor di Dio, nessuno è perfetto, come si dice, però alla fine bravi, i due hanno tenuto bene il centrocampo. La Car 6, schierata a sorpresa, io direi nel primo minuto non pensavo, si muove sul campo con grande personalità, ma gli manca quel pizzico di continuità necessaria a ragazzo per fare la differenza in positivo. È inutile, voglio dire. Valotti 6,5. Valotti bene, purtroppo ha avuto due occasioni ma non è riuscito a centrare l'obiettivo. D'Alessandro 6, poteva far di più, poteva far meglio, io credo. Poi è entrato Gliozzi 5, non si capisce, cioè chiamato a dare una scossa, chiamato a fare la punta, fa tutto all'infuori della punta, cioè tanto era l'anno scorso e tanto è quest'anno. È così, noi abbiamo aspettato Gliozzi, no? Perché mister, noi aspettiamo Gliozzi, cioè io voglio dire, fatemi capire, ma non poteva inserire Masucci? Ancora Gliozzi,
Moreau 5 e mezzo, giusto tanto per 5 e mezzo a Moreau, perché non niente. Tanto Tramoni, oggi Tramoni 5 e mezzo, non mi è piaciuto, non è stato incisivo, non è stato all'altezza secondo me della situazione oggi. Quindi Aquilani, sei politico, siamo riusciti a contenere, a fermare una grande Cremonese che oggi non ha detto niente né a centrocampo e né in fase offensiva, perché appunto stroncati dai nostri due bravi calabresi, calabresi Hermansson e Canestrelli, dai due. Quindi Hermansson e Canestrelli sono riusciti a contenere la situazione. Noi non si riesce a finalizzare. Non abbiamo il finalizzatore. E oggi per l'ennesima volta si è visto. Io penso che ormai a questo punto anche le pietre, no? Anche i sassi hanno capito dove sta il problema nella squadra del Pisa. Hanno capito dove sta il problema nella squadra del Pisa. È quello il problema, basta. Non si riesce a finalizzare. Si crea, perché oggi abbiamo creato, non si riesce a finalizzare. Non c'è niente da fare. O si trova la via di prendere una punta, due punte, ma che si chiamano punte, o altrimenti non ci leviamo le gambe. Il massimo a cui possiamo aspirare è uno 0-0. O un pareggio. Questa è la situazione. Oggi ne abbiamo avuto la conferma. Knaster era in campo, era in panchina. Vediamo cosa ne penserà. Non lo so. Però questi sono altri discorsi. Io la chiudo qua, mi fermo qua, perché questa è solo una valutazione della partita, il commento alla partita. Quindi io la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se no, ancora non l'avete fatto, e commentate, perché il commento è importante. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!